Ciao, mi trovo qui a Braga, a São Jesus do Monte, una chiesa che è stata costruita alla fine di una via sacra. La chiesa si trova al culmine di una scalinata di 700 gradini. Questa via sacra e questa scalinata venivano proprio percorse per dimostrare devozione da parte dei pellegrini. E questa scalinata in particolar modo rappresenta l'ascensione, rappresenta proprio un cammino verso l'evoluzione. E al culmine di questa scalinata ci sono rappresentate le virtù da integrare, che sono fede, speranza e carità. Adesso percorrerò questa scalinata e vediamo se a livello energetico accadrà qualcosa. Questo non lo so perché non l'ho ancora mai percorsa. Vedremo, faremo questo esperimento e poi vi dirò se si sentirà una sorta di sensazione di elevazione, come non lo so, di arrivare in paradiso per il fatto che gli scalini sono finiti, o effettivamente magari potrebbe anche accadere qualcosa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Eccomi qui, ce l'ho fatta. In effetti mi sento molto in paradiso per il fatto che penso alla discesa. A parte gli scherzi, quello che mi è arrivato mentre salivo questa scalinata è che ovviamente le cose belle, le cose importanti nella nostra vita, a volte possono essere anche impegnative e decisamente faticose. Ma questo non è importante, non è così importante. Quello che è importante è veramente fare ciò che è necessario, ciò che sentiamo e ciò che sappiamo essere necessario, senza dover pensare alla fatica, senza dover pensare a ciò che è scomodo, a ciò che non ci farebbe piacere fare, per raggiungere quello che desideriamo veramente e farlo. Quindi fai ciò che serve e non ciò che è facile. Questo è proprio stato confermato in questa esperienza di questa salita di tutti questi scalini. Non li ho contati, non so se sono 700 dall'inizio proprio della scalinata, quindi un pochino più in basso, o dalla scalinata che ho percorso, ma vi assicuro che sotto il sole sono sembrati tantissimi. E questa cosa che vi ho appena trasmesso spero che vi possa aggiungere, che vi possa essere d'aiuto, perché ricordatevi sempre che le cose belle, le cose importanti per noi si trovano dietro uno sforzo che può essere piccolo o grande. E lo sforzo non vuol dire andare controcorrente, lo sforzo vuol dire fare ciò che è necessario proprio per diventare persone migliori, per crescere e per poter raggiungere quei risultati che sentiamo così importanti per noi. E con questo video io vi saluto, ho finito, e con una bella vista dall'alto di Braga vi auguro una meravigliosa giornata. Ciao a tutti!